Di una persona sempre presente e disponibile, dirigente provinciale di Forza Italia, Lorena Di Salvia. Grazie Antonio per questa tua presentazione. Buonasera a tutti, io sono un po' emozionata questa sera perché è con grande piacere che vedo una squadra bella, una squadra che mi piace. È una squadra che quando ti fa avere queste emozioni di benessere è come se stessi in famiglia e io mi sento bene, sia in Forza Italia, e lo sottolineo e lo ribadisco, sia nella coalizione e sia al fianco di Costantino. Perché tutte queste persone che voi leggete e che Antonio prima di me vi ha enunciato, queste persone concorrono sì per la carica da consigliere comunale, ma concorrono per un obiettivo comune, che è il benessere e il bene della nostra città. Perché come ha detto Vincenzo Galasso, Forza Italia, e lo dice anche il manifesto, ha un programma per le famiglie, ha un programma per la sicurezza, per la legalità, ma soprattutto questa di San Nicandro, un programma vero e fattivo per San Nicandro Garganico. Questa è Forza Italia. Perché io ci tengo, sono una donna e io faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati, ma in particolare alle donne, perché se voi vedete la lista Forza Italia ha 8 donne e 8 uomini, non ha parlato di quote rosse, ha parlato di 8 donne e 8 uomini di qualsiasi fascia di età. E questo è il messaggio che Forza Italia vuole dare un messaggio serio, un messaggio concreto, ma soprattutto vuole dare un messaggio forte per la ripresa vera e fattiva di San Nicandro Garganico, insieme alla figura di Costantino Ciavarella. Grazie a tutti. Devo dire una cosa, innanzitutto devo fare i ringraziamenti al coordinatore provinciale Raffaele Di Mao per la sua decisione finale di aver permesso di costruire questa coalizione, che non è stata una cosa semplice, tant'è che è stato dato un mandato esplorativo a Giovanni Demma per valutare le condizioni affinché si potesse creare a San Nicandro una coalizione centrodestra propositiva, ma non solo propositiva, che potesse realizzare tutto quello che poi è stato scritto nel programma. Giovanni, io ti ringrazio per la relazione che poi hai fatto poi dopo al coordinatore provinciale, che comunque ha permesso di prendere definitivamente una scelta definitiva, permettendo a Forza Italia di stare con noi, con tutta la coalizione, costruendo questa coalizione e dando l'imprimatur del centrodestra a San Nicandro Garganico. Come ringrazio anche tutti gli altri partiti che insieme con Forza Italia sono presenti nella coalizione che abbiamo costruito. Di rendere San Nicandro una città a misura d'uomo, vivibile a misura d'uomo, facendo rispettare tutto quello che sono le condizioni dei servizi che i cittadini comunque pagano e che comunque l'ente deve far rispettare come servizio da far svolgere alle ditte che vincono gli appalti. Il candidato sindaco è un candidato consigliere, per chi non lo sa, è un consigliere come gli altri, solo che si trova alla cima di una lista, di tutte le liste presenti nella coalizione. Il candidato sindaco è un candidato consigliere come voi, sta rimettendo in gioco anche quello che noi diciamo in gergo, la faccia per un bene comune, e insieme a voi io andrò per le strade, insieme a voi cercherò di convincere la più larga sfera dei cittadini di San Nicandro a votare questa coalizione, perché io credo in questa coalizione e noi ci crediamo in questa coalizione, perché ci sono la forza, gli uomini che poi un domani sapranno ben amministrare San Nicandro. Vi ringrazio della fiducia data alla mia persona, ringrazio Raffaele per la fiducia che ha dato alla mia persona e non vi deluderò. Raggiungeremo l'obiettivo insieme. Non posso che esprimere una grande soddisfazione in apertura di questo intervento per il lavoro che è stato fatto da Forza Italia anche in questo periodo pre-campagna elettorale, un lavoro che è stato fatto all'interno delle segreterie cittadine con un dibattito politico
acceso, ma anche normale, il lavoro che un partito dovrebbe fare per poi arrivare ad una decisione che sia la migliore possibile per un'intera comunità. Un lavoro che ha portato alla composizione di una lista che io ritengo veramente buona, pur non conoscendo personalmente tutti i candidati, però vedo che questa lista è un giusto mix della esperienza e della militanza con Giovanni Villani, delle più alte cariche all'interno di Forza Italia a livello provinciale con Giovanni Demma e con Lorena Di Salvia, e stasera ha dimostrato, diciamo, di essere una dirigente provinciale doc, perché mi ha pure rubato due o tre concetti che dovevo esprimere. Questo dimostra la validità del coordinamento provinciale anche con la presenza di Lorena. E poi Giovanni mi hanno portato la lista aperta della lista a tutto il mondo delle professioni. Ho visto che ci sono dei colleghi avvocati, ho visto che c'è l'ambito sanitario, ho visto che ci sono gli imprenditori, ho visto che ci sono le associazioni di carattere religioso molto importanti. Quindi una lista completa di tutte quelle figure che possono veramente portare qualità ad un'amministrazione comunale. E quindi ti abbiamo affiancato, Costantino, con una lista secondo me di un ottimo spessore, che ci darà e ti darà una conclusione che tu eri il miglior candidato per San Nicandro Garganico, nonostante, diciamo, qualche errore di gioventù che hai commesso ultimamente, ma eri, hai le caratteristiche per poter essere l'uomo che unisce, perché sei una persona per bene, perché sei un moderato, perché hai quelle caratteristiche che ti consentono di rappresentare il centrodestra. Stasera però naturalmente io ti chiedo una cortesia: abbandona questa moderazione, caccia le unghie, perché noi dobbiamo vincere questa benedetta campagna elettorale. Invece io devo ribadire il concetto ed è il ringraziamento che io ancora una volta, dopo averlo fatto sui giornali, lo faccio qui davanti a voi, a una persona che invece, pur avendo avuto seriamente la possibilità di essere candidato sindaco, perché investito veramente e non a trucco dal suo partito di poterlo essere, è stato così leale, è stato così garbato ed è stato così corretto da valutare, perché quello era stato il suo mandato, la possibilità di tenere il centrodestra unito e poi di capire che solo in questa maniera quei quattro simboli sarebbero stati insieme. E la sua lealtà è dimostrata perché è qui stasera ed è il capolista di Forza Italia. E grazie a Giovanni Demma è doveroso da parte della segreteria provinciale di Forza Italia. E io sono certo che a volte nella vita un passo al lupo, però c'è tanta gente fuori che va convinta, va invitata ad andare innanzitutto alle urne a votare per i nostri candidati, a votare per Forza Italia. E io penso che se ci mettiamo tutto l'impegno possibile e immaginabile, già potremmo avere Costantino Ciavarella sindaco il 10 giugno. Speriamo che possa accadere una cosa di questo genere, altrimenti ci batteremo per i 15 giorni poi di ballottaggio, ma lo dobbiamo fare convinti che sia la soluzione migliore. E io penso che questa gente che ha deciso di candidarsi in Forza Italia e al tuo fianco, Costantino, sia la soluzione migliore per San Giorgio. Grazie.